Allora, amici sportivi, benvenuti alla sesta puntata di pre-partite del campionato di Serie D Girone I. Si va verso la sesta giornata, anche questo fine settimana importante della Serie D, dove ci sono gare importanti, gare che serviranno per dare una smossa di alcune squadre che diciamo sono partite con il piede fra virgolette sbagliato. Andiamo a vedere il quadro completo. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati. Per quanto riguarda la classifica, non cambia nulla dopo il pareggio di qualche giorno fa di Locri e Trapani. Diciamo che la classifica rimane sempre la stessa, però ne parleremo tra qualche minuto. Ma andiamo a vedere invece il quadro completo della giornata numero 6 di questo campionato, sesta puntata. Canicattì Trapani, Castrovillari Stanca d'Ardesa, Cireale Reale Aversa, Città di Sant'Agata San Luca, Cittanova Ragusa, Lamezia Polisportiva Santa Maria, Locri Vibonese, Paternò Licata, Mariglianese Catania. Per quanto riguarda la classifica, rimane quasi sempre la stessa, cambia poco. Catania e Lamezia 15 punti, Reale Aversa e Vibonese 10 punti, Locri e Ragusa 9, 7 Cireale, 6 Trapani insieme a Sant'Agata e Canicattì. Cittanova, Polisportiva Santa Maria e Castrovillari 4 punti, anche il Paternò. Poi abbiamo San Luca e Mariglianese, Stanca d'Ardesa 3 punti. Chiude la classifica il Licata. Da segnalare che nel girone I sono saltate già appena dopo 6 giornate due panchine: una è quella della Cireale di qualche settimana fa, e l'altra è quella della Stanca d'Ardesa che ha deciso di cambiare guida tecnica. È stata affidata alla squadra mister Pietro Infantino, che qualche mese fa è stato nostro ospite nella nostra trasmissione sportiva. Facciamo un in bocca al lupo a Pietro Infantino. Per quanto riguarda il Trapani, giocherà contro il Canicattì, nea promossa in questo campionato. Diciamo che il Trapani rimane la squadra imbattuta in questo campionato. Diciamo che l'inizio del Trapani non è stato, diciamo, brillante, però tutto formato si può tranquillamente andare avanti. Siamo soltanto alla sesta giornata. Il Trapani, ricordiamo che giocherà domenica, mercoledì 19 in turno di settimanale, il 23, il 26 e il 30. Sarà un mese di ottobre importante per la formazione di Torrisi, ma non solo per la formazione trapanese, ma anche per tutta la Serie D, perché si gioca, ripetiamo ancora una volta, domenica, mercoledì, domenica e poi la domenica successiva, il 30, per chiudere il mese di ottobre. Siamo in chiusura anche per questa sesta puntata. Ricordiamo ancora di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanellina.